Ciao a tutti, siamo alla seconda puntata di A Come Angels, ci troviamo qui nella sede storica della GLS Pesaro. Sono in compagnia di Giuseppe Parato, titolare della GLS, quindi sono da 13 anni. Peppe, che ci aiuti, aiuti il football americano pesarese, aiuti gli Angels. E 13 anni fa ah, cosa ti ha fatto la testa? Cosa ha detto? Perché vuoi aiutare questi ragazzi? Ma come si dice, potevo andare al cinema, invece non l'ho fatto proprio perché. Una scelta che nello sport ci credo, perciò conoscendo Frank da una vita, lo, lo sport è quello che aiuta i giovani ad allontanarsi determinate cose, per cui ci credo molto nello sport perché sono anche un ex uh, atleta di rugby italiano, però eh, in tutte le, le cose in cui uno ci mette la passione e penso che si riesca, infatti seguo Frank a livello di, non dico di trasferte, ma di eventi che organizza, anche perché oggigiorno la, i budget sono talmente ristretti, perciò cerchiamo di mirare dove andare più a inficiare. Tu, titolare di un'azienda così grande, hai deciso di investire attività, presentazioni celebrative, cene, ogni tanto anche quasi sempre ci paghi una bella cena e quindi giochiamo anche per una pizza e per una bella bistecca che non fa mai male. Forse a livello un po' economico, ma è vostro a livello agonistico. Io prendo la palla e poi verrà il rilancio per andare a fare meta in A. Io vorrei da, da Peppe che raccontasse la sua storia, cos'è per lui la GLS Pesaro e la sua avventura ormai da quasi due anni in questa nuova ubicazione, in questo nuovo ufficio che è ubicato in via Pantanelli. Era lontano 293 quando entrai a far parte del Corriere Executive, che oggi è il GLS multinazionale, su un capannone di 250 metri quadri. Attualmente siamo sui 4.000 con uno spiazzo di 12.000. Perciò da 30 anni che siamo a Scaglioni siamo cresciuti, cresciuti bene, sani, Orgoglio per me, far parte di GLS Corriere Espresso in tutto il mondo è sinonimo di efficacia, professionalità e serietà. Perciò, con i miei ragazzi, con tutto, facciamo un team come la squadra del rugby fa il team per fare meta, noi facciamo squadra per fare e soddisfare le esigenze del cliente. Per beh, siamo qui intorno a un tavolo. Questa è una bottiglia celebrativa, celebrativa di un'annata fantastica, quella di anno scorso, che ci ha visto arrivare in Serie A. E quindi, come sempre, per ringraziare la società dei Ranocchi Angels, vuol dare sempre qualcosa di straordinario a persone straordinarie. Quindi quest'anno abbiamo dedicato a tutti i nostri sponsor una bottiglia, Uta, ringraziando proprio quello che potevamo fare e quello che tu hai fatto per noi. Quindi il tuo logo è nella maglietta, il tuo logo è nella bottiglia, ma il tuo logo è in mezzo al campo perché noi abbiamo con te la possibilità di giocare a football americano. Poi nel mio cuore. Quindi vuoi dirci qualcosa di questa bottiglia che ancora non è aperta, <ride> ma l'apriremo con calma? Che non te la apro. Va bene. Eh, comunque volevo dire che siete nel mio cuore e nei miei pensieri per, affinché questa bottiglia si possa aprire al raggiungimento, come dicevo prima, del primo premio di classifica di serie A. Perfetto, qui siamo con i ragazzi, quindi il futuro è loro e noi ci divertiremo. Grazie. Grazie, come crescono bene le nuove leve, questo è il tuo oggetto di lavoro Filippo. Sì, è il mio oggetto di lavoro da 24 anni ormai, anzi forse 25 perché ho iniziato nel, nel 1993, quindi 25 anni quest'anno. E dalla prima volta che l'ho preso in mano mi sono innamorato e non l'ho più lasciato. Filippo Piermaria è uno dei veterani dei Ranocchi Utah, il veterano assoluto quest'anno? No, <ride> per fortuna no, c'è ancora Alessandro Angeloni che mi batte, è inossidabile, continua la sua grande carriera e sono contento che ci sia ancora. Che, primo perché non mi fa sentire il più anziano, secondo perché comunque è un giocatore che ancora dà un grosso aiuto alla squadra. Senti, ho saputo che tu hai trovato una definizione che ci piace molto, che il football non è solo uno sport di contatto ma di? Di collisione, perché il contatto, di, mi, mi hanno insegnato da piccolo che gli sport di contatto sono la danza, il football è uno sport di collisione perché appunto c'è una collisione tra giocatori. Senti. Il fisico di un atleta cambia, no? quindi quando si arriva a 40 anni non si ha più il fisico di quando se ne avevano 20 ma nemmeno di quando se ne avevano 30, quindi con quale forza e anche con quale preparazione ci vuole per poter continuare a giocare in Serie A a 40 anni? Guarda, eh, non... hai detto una cosa giustissima, il fisico a 40 anni non è più quello né di 20 né anche di 30 e mi permetto di dire neanche di 35. E quindi l'allenamento deve essere il doppio di quello che si faceva una volta perché gli acciacchi si sentono per tutta la settimana. Ti garantisco che una partita giocata domenica la senti fino a sabato dopo a 40 anni. Quindi ci vuole una grande preparazione, una grande forza di volontà e soprattutto una grande testa concentrata su quello che si fa perché ci si rischia veramente di farsi male perché i muscoli non sono più quelli di una volta e anche le ossa non sono più quelle di una volta. Quante cose ti sei rotto per giocare a football americano? Solo qualche dita, per fortuna. E, e la prima stagione che mi sono rotto il collaterale del ginocchio che adesso è a posto, e, però grossi infortuni, per fortuna, nella mia carriera non li ho avuti. Hai rotto qualcuno invece? E, sì, purtroppo sì. Dico purtroppo perché non è mai bello vedere un giocatore che rimane a terra e viene portato via in ambulanza. Purtroppo mi è capitato, a Pisa ultimamente ero un po' diciamo, nervoso per dei problemi con il mio grande amico Giancarlo Russo che ci aveva appena lasciati e quindi ho giocato un po' con, non con rabbia, però con, con un po' di nervoso e purtroppo un ragazzo di, di Pisa è stato portato via in barella e di questo mi dispiace molto perché... È stato un contatto regolare, però vedere una barella che porta via anche se è un avversario non è, non è mai bello. Hai fatto un nome prima, quello di Giancarlo Russo, un ragazzo che ha dato tanto al football americano, che è stato portato via troppo presto da una malattia terribile. e Che ricordo ha lasciato dentro gli Angels e poi magari partendo da lui, eh, se vogliamo anche ricordare quanti Angels sono stati anche in nazionale, hanno giocato partite di altissimo livello e sono stati magari i tuoi compagni o magari erano i tuoi modelli? Sì, diciamo che Gianca è stato, non è. Non è... Tanto per dire, ma è stata veramente la prima persona che ho visto la prima volta che sono entrato nello spogliatoio degli Angels nel 93 e mi ha, ha accolto subito col suo classico eh, carattere, allegro, gioioso, mi faceva subito le battute. Mi ricorderò sempre quando per la prima volta, e, e parlo di qualche minuto dopo aver oltrepassato quella porta, ha iniziato a fare le imitazioni di Lino Banfi e, e questo a me mi ha fatto sentire subito a casa. Cioè, la prima volta che passo uno spogliatoio con gente di 100 kg, io quella volta avevo 17 anni, ero magrolino, impaurito, vedere gente del calibro di Loris Tombari, 120 kg, di Frank Fabri, che anche lui era sui 130 kg, e vedere questo ragazzo che subito mi ha preso in simpatia, mi ha iniziato a. mi viene da ridere perché ancora ci penso. A fare l'imitazione di No Banfi a me ha subito aperto il cuore a questa squadra, mi ha subito fatto sentire a casa, anche se era la prima volta che passavo quell'allenamento. E questo qui è lo spirito che lui mi ha lasciato e che io cerco di lasciare a quelli nuovi che iniziano adesso, farli sentire subito a loro agio, come una famiglia. Frank Fabbri, che è stato tuo compagno, oggi è il presidente, Alessandro Angeloni, che è stato tuo compagno, adesso è nello staff degli allenatori, oltre che forse giocherà magari qualche volta. Ecco, mh, vedi nel tuo futuro un ruolo anche dirigenziale quando appenderai il casco al chiodo? Sì, sicuramente qualcosa, no, non lascerò mai il football del tutto, eh, quando sarà ora di appendere il casco al chiodo mi adopererò per fare qualsiasi cosa ci sia bisogno, sia allenare delle giovanili in futuro che un ruolo dirigenziale, non lo lascerò mai il football finché c'è, questo è sicuro. Perché chi fa questo sport sta in una nicchia, no? E quindi, come dici tu, diventa una famiglia perché a calcio magari ci giocano in tanti, a basket ci giocano in tanti, a football americano ci giocano in pochi. Esatto, e in più devo dire che a football americano si soffre molto in campo, sia negli allenamenti che in partita, e questa cosa rafforza ancora di più il legame che c'è tra noi perché fatichi, prendi botte, dai botte, sudi, e esci tutto acciaccato e questo fa famiglia perché tu vedi che quando sei in difficoltà c'è sempre un compagno di fianco che ti tira su, che ti dà la spinta per andare avanti e quindi eh, vuoi o non vuoi si crea una famiglia perché c'hai subito l'aiuto di tutti. Senti. Avresti mai pensato dopo che la società era sparita che un giorno saresti tornato a giocare in Serie A? Sinceramente no. Eh, io diciamo, ho giocato in Serie A con Ancona, con i Dolphins Ancona, i miei dieci anni che ho fatto lì. Giocando anche quattro Super Bowl, persi purtroppo tutti, e una volta che abbiamo riperto la squadra, almeno io non avrei mai pensato di poter tornare a giocare i campi di Serie A. La squadra sì, ero convinto che sarebbe tornata, ma io come giocatore no, e invece per fortuna è successo. Nei ranocchi Utah ci sono due stranieri, eh. americani. Poi ci sono dei ragazzi con dei nomi stranieri. Uno è il tuo. Vuoi spiegarci da dove arriva questo nome Nabil Kalafa? Allora, sono nato 33 anni fa in Marocco e sono venuto a Pesaro quando avevo 5 anni. E sono stato il primo import straniero di Ranocchiuta, quindi ho il record. Niente, ehm, ho iniziato diciamo, la mia carriera sportiva in Italia. Dall'inizio giocando a basket, è stato proprio il primo sport che ho fatto quando facevo le medie. Non, non mi ha eccitato tantissimo. Dopo sono passato al calcio chiaramente, tutti i ragazzini della mia età andavano a giocare a pallone, quindi anch'io mi sono buttato. Sono durato un anno perché anche lì non, non faceva per me, mi sono andato al rugby, perché pian pianino facendo gli step mi sono avvicinato al football. La pallovale era nel tuo destino, poi dopo hai trovato la strada. Sì, 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 sì. L'ho incontrato perché comunque mi è sempre affascinata la cultura americana, dalla musica, comunque lo stile di vita e tutto quanto. Frank, eh, non spero non me ne voglia, la prima squadra di cui ho sentito parlare erano i Dolphins Ancona. E quindi ero tutto convinto di trovare questa squadra, iniziare ad allenarmi con loro e così. Un giorno facevo un giro per Pesaro, li ho visti che si allenavano, si preparavano per le ultime due partite di campionato della Serie B al campo delle Cinque Torri, dietro al campo da baseball. Mi sono fermato, ho iniziato a guardare. Sinceramente, se ti, dico, se ti devo dire all'inizio con chi ho parlato perché è stato veramente figo. Cioè, mi sto mostrando adesso proprio come se fosse stata. Se, se ritorno a quei tempi lì. Non mi ricordo con chi ho parlato, sinceramente, e da lì ho cominciato mh, questa avventura. Ormai dal 2007. 2008. No, boh. Per un ragazzo straniero, eh, con tanti problemi no, di integrazione che ci sono, per quelli che arrivano da posti come il tuo, che magari sono anche guardati a volte con sospetto, lo sport è stato il mezzo per buttarti dentro la realtà di pesaro? Ormai hai un accento che sei più pesarese dei pesaresi veri. Sì, sicuramente, sicuramente lo sport aiuta tantissimo. Aiuta molto nell'entrare in contatto perché comunque affronti la situazione in maniera diversa rispetto, rispetto alle tematiche normali, sociali, per strada o a scuola o al lavoro. Comunque nello sport conta di più comunque quello che dai e poi quello che comunque o sei a questi livelli. E quando si è piccoli alla fine e non c'è differenza tra bambini io non ho mai riscontrato differenza da quando sono qua non mi ha mai pesato la cosa forse a scuola, a scuola o forse in giro sì, è capitato sicuramente tanto è inutile nascondercelo però nello sport, guarda, ti devo dire la verità non mi è mai capitato, forse una volta giocando a calcio giocando a calcio mi hanno tagliato perché non potevano avere la società non poteva avere più di uno straniero tesserato e quindi mi hanno detto che, tranquillamente che non potevo più giocare in quella società. E, Fortuna, e, così hai trovato il football. Decisamente, decisamente. E ti giuro, lì mi ha fatto veramente male. Mi ricordo ancora la sensazione, ma mi ha fatto molto male. Perché non so neanche il motivo per cui mi ha fatto male perché ero comunque un ragazzino ancora non capivo, perciò è andata bene così è andata molto bene così di solito le mamme hanno molto paura del football americano hanno <ride> sempre paura che i bambini o i ragazzi si fanno male, si rompono qualcosa eccetera. la tua mamma che cosa ha detto quando gli hai detto che volevi giocare a football? mia mamma tuttora mi sgrida ho 33 anni, mi sgrida ancora tuttora adesso lei è in Marocco ma mi ha mandato un messaggio vocale stamattina chiedendomi come era andata la partita mh, e tutto mi sgrida, mi vede tornare a casa con le more, con i graffi, con eh, i vestiti stracciati. E lei dice: Voi fate proprio uno sport da animali, non vi posso venire a vedere il Babbo. La mamma più forte, il Babbo è venuto una volta a vedermi. Una volta sola, ha visto la prima azione su un Kick Off Return, ha visto che l'azione lì, ho preso palla, mi hanno placcato e è andato via. Ha detto: Io non vi verrò mai più a vedere. <ride> è rimasto un po' così. Però dai, sono contenti: sono contenti, vedono che mi piace, vedono, sentono la mia passione e quindi mi assecondano, la mamma stacca dal lavoro le domeniche quando giochiamo in casa viene al campo a vedersi gli ultimi quarti di partita e quindi dai, ci tiene, ci tiene conosce i ragazzi della squadra, quindi dai, di piace. Il tuo ruolo in campo, spieghiamo anche che cosa fa poi, chi gioca nel tuo ruolo Dunque io ho iniziato eh, come ricevitore, come wide receiver esterno e purtroppo con gli anni mi sono leggermente appesantito e rallentato, ma hanno spostato un po' più interno. Il ricevitore semplicemente deve ricevere il pallone che gli lancia il quarterback. È un giocatore d'attacco. Quindi deve ricevere, guadagnare più campo possibile e segnare. Io adesso, da un paio d'anni, gioco ricevitore interno, oppure gioco addirittura come fullback quest'anno. Blocco, ricevo quindi un po' un tuttofare quello che c'è da fare in campo si fa, ecco. Ti faccio un'ultima domanda. Se dovessi invitare dei ragazzi a venire a vedere una partita di football, che cosa gli diresti per convincerli? <ride> Beh, devi dire che non abbiamo le cheerleader, però abbiamo le sorelle dei nostri compagni di squadra che sono molto carine. E dai, abbiamo della birra in campo, non si paga, è divertente, è divertente e... È una cosa nuova, è una co per molti è una cosa nuova mh, che rimangono affascinati tutti quelli che, comunque, a cui hanno chiesto di venire a vedere una partita, di assistere a una partita. Sono rimasti tutti molti, molto contenti. Poi, dai, il campo, il campo a scuola è un bel campo anche per i bambini: giocano, si divertono, quindi è una bella atmosfera. Presidente, innanzitutto siamo qua con i tuoi gioielli: se ce li vuoi presentare e dirci che sport fanno, perché sappiamo che tua moglie non vuole che giochino a football americano come hai fatto tu per tanti anni. Mia moglie non vuole, ha ragione, perché non giocano a football americano, ma giocano Nicolò, di 10 anni, a triathlon e Mattia, che ne ha 8, a tennis. Però la loro passione è un domani giocare a flag football, perché ricordiamo che oltre al football americano a Pesaro abbiamo anche il flag football, che è uno sport di non contatto, si gioca con le bandierine e quindi è uno sport dove tutti i bambini possono iniziare, anche noi andiamo nelle scuole per promuovere, ma questo... Ne parleremo in queste tantissime puntate che faremo con Rossini TV. Intanto finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo perché il vostro secondo import sta arrivando, anzi forse quando saremo in onda sarà finalmente appeso. La Tyron Queen ha saltato due partite per dei problemi incredibili a livello burocratico che ti hanno fatto impazzire, però adesso questo visto per poter giocare in Italia è nelle sue mani. Non mi era mai successo, vabbè che questa è solo la seconda stagione che gestisco con il football americano, con gli americani. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo portato qui degli import, li abbiamo tagliati, abbiamo preso nuovi import, problemi burocratici, telefonate notturne con i consolati. Qui ne è arrivato, il morale è alto perché vedere i miei ragazzi giocare con la speranza che questi americani arrivassero in campo per giocare con loro e giocare solo gli italiani con queste squadre è durissimo. Quindi forza, e domenica ci aspetta una gran partita, la squadra è una delle più difficili, Parma, i Panthers, però sono convinto che con l'entusiasmo, con la voglia, gli allenamenti, con l'arrivo del secondo americano e con Germany che l'abbiamo trattato con la fisioterapia per quasi due settimane, domenica il rispetto sarà alto per gli Utah Pesaro. E questa partita persa invece contro i DAX Roma ti brucia ancora oppure senza americani era impossibile fare di più? Guarda, io ho visto che durante la settimana i ragazzi si sono preparati bene, si sono preparati bene, sapevano che avrebbero giocato una partita senza americani, quindi come ho sempre detto il valore aggiunto erano gli italiani. Ci ho creduto molto, specialmente anche primo al fine del primo, del primo tempo siamo arrivati a un 14-7 speranzoso. Però dopo l'esperienza di tre americani che erano nei DAX Lazio, l'esperienza di giocatori a livello nazionale che erano nei DAX sempre Lazio. Un campo un po' molle, la stanchezza si fa sentire e quindi onore a tutti i ragazzi miei che hanno giocato veramente una gran partita e il risultato ahimè non, la dice grossi, non, la dice, non, non dice bene perché un 34-7 nella storia si leggerà e si vedrà che insomma non è un risultato bello. Però sono convinto che la stagione è lunga e avremo altre partite da far vedere. Cominciare da domenica, avete fatto questo regalo a Forlì giustamente per eh, premio, diciamo, ai ragazzi romagnoli che da due anni fanno avanti e indietro da Forlì a Pesaro per allenarsi con voi. Adesso, però, è il momento di giocare finalmente a Pesaro. Quindi, campo scuola di Via Respighi Diciamo anche cosa c'è attorno alla partita perché voi amate fare tutto in stile americano, senza dubbio. Noi dobbiamo essere proprio dei, dei signori, far vedere che anche se una realtà piccole e provinciali come Pesaro possiamo diventare grandi, non solo nel campo verde, ma anche al di fuori, quindi ci piace organizzare tante cose, sia con i bambini e negli anni abbiamo portato confiabili, negli anni abbiamo portato il nostro quarto tempo, come nel rugby c'è il terzo tempo, ma per noi nel quarto in cui ci possiamo divertire con bevande e panini, quindi è un incontro nell'incontro. Finita la gara Dopo le sane botte e il risultato vincente per il Ranocchi Uta ci sarà da divertirsi anche fuori.